bentornati a Telecamere Salute. Oggi ci occuperemo della nostra struttura ossea e muscolare e di quei problemi causati da traumi oppure da atteggiamenti posturali sbagliati che possono causare o problemi o anche semplicemente dolori o fastidi. Ne parliamo con il professor Philippe Souchard, che possiamo definire il padre della rieducazione posturale globale. Questa è la definizione giusta, altrimenti il professore si arrabbia. È un metodo che ha ideato nel 1980 in Francia e che ormai si è diffuso in tutto il mondo. Che cos'è, in parole semplici, la rieducazione posturale però globale? Perché se non diciamo globale non vuol dire niente, vero professore? No, è una definizione essenziale globale, perché abbiamo visto noi che tutta la nostra organizzazione muscolare è organizzata con muscoli che sono a cavalcavia, uno con l'altro. Quindi se vogliamo fare un estiramento muscolare, che è la chiave della nostra filosofia di trattamento, allungare i muscoli accorciati, dobbiamo fare in globalità, se non è c'è compensi. È come una marionetta. Esattamente, se stirate un filo a un'estremità e avete i compensi all'altra estremità, non fate nulla. I principi della rieducazione posturale globale sono dunque molto diversi da quelli della fisioterapia tradizionale, anche nella diagnosi, perché voi parlate per esempio di individualità, causalità e globalità, questi tre concetti che sono i concetti base. Cosa intendete per causalità, globalità e individualità? Ma la globalità è una necessità, è una necessità che viene dalla nostra organizzazione anatomica e che va a creare una patologia che va a necessitare un estiramento globale dei muscoli. Dopo la causalità c'è un regalo, perché così quando seguiamo la pista dei muscoli accorciati possiamo ritrovare, tornare della conseguenza alla causa dei problemi. E individualità, siamo diversi uno dall'altro. Diversi tutti, anche nella patologia. La perfezione non c'è, abbiamo tutti un po' di problemi. Meno lei, evidente. Abbiamo tutti un po' di problemi, però individuale, va a dipendere dall'eredità, va a dipendere dalla professione, va a dipendere dall'attività sportiva. Certo. Allora dobbiamo adattare il nostro modo di trattare a ognuno. A ogni paziente. Ecco, sicuramente una parte fondamentale e anche più esposta a traumi o a posture sbagliate del nostro corpo è la nostra colonna vertebrale che qui vediamo. In questo servizio vi mostriamo com'è questa struttura, a cosa serve e anche quali sono i disturbi più frequenti. Vediamo insieme il servizio. Abbiamo visto la nostra colonna vertebrale, qui siamo invece in una sala dove tre, come possiamo definirli? Terapisti, sempre terapisti, anche se si parla sono tutti terapisti. Stanno in questo momento operando su tre pazienti. Ma prima di conoscere le patologie, professore, abbiamo visto nel servizio quanti disturbi, anche molto dolorosi, possono affliggere la nostra schiena. Per esempio, nelle patologie cervicali o nelle patologie lombari, come si può intervenire? Le più comuni sono, non so, proprio l'artrosi cervicale, è una cosa molto, sì, molto comune. Sì, l'artrosi lombare, problemi di schiale, problemi di sciatica. L'intervenzione, la nostra intervenzione è sempre in allungamento muscolare per liberare le articolazioni, diciamo per fare respirare le articolazioni, ritrovare lo spazio normale delle articolazioni e rimettere a posto, perché se abbiamo dolore, perché abbiamo sempre una torsione di una vertebra rispetto all'altra. Allora facciamo il nostro estiramento, perché sono i muscoli rigidi che fanno il catenaccio della lesione, facciamo la detorsione, però in globalità, perché sennò per esempio io ho un'artrosi cervicale, come molti telespettatori che ci stanno seguendo, no? È un problema. In questo caso il disturbo è qui al collo, no? Soltanto sì. Al collo. Però voi non andate a intervenire solo sul collo.
No, noi facciamo, quando faremo l'allungamento del collo, cosa vediamo? Vediamo che fate una compensazione a livello lombare. Allora, se non vado a corrigere la compensazione lombare, dopo riprendere esattamente la postura del collo e la patologia va a tornare. Allora, sono costretto di fare il collo, ma non soltanto il collo, anche il torax. Allora, siamo costretti di fare in globalità. Allora, facciamo di un modo estremamente preciso a livello della lesione, però in globalità per modificare la postura e offrire una garanzia del futuro di non tornare al problema iniziale. Questa postura che si chiama la ballerina, è evidente perché fa una bella ballerina, è una postura che va a corrigere i piedi, in particolare i piedi piatti che lei aveva, e un ginocchio in deformazione, aveva un ginocchio in rotazione interna, un ginocchio che si chiama un ginocchio valgo. E allora questo non si può corrigere senza rimettere in equilibrio i muscoli che sono responsabili di questa deformazione. Quanti trattamenti sono necessari, per esempio in questo caso, per correggere il problema? Una lesione vertebrale, quando avete parlato di una dolore cervicale, di una dolore lombare, può essere una seduta. Anche solo una seduta? Sì, 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 la nostra ambizione ogni volta che prendiamo un paziente. Ma se avete una scoliosi grave, se avete un problema neurologico, se avete come questa giovane un problema alle ginocchia, possiamo avere bisogno di diverse sedute. Naturalmente richiede una partecipazione attiva del paziente anche in questo caso, no? Sappiamo oggi che il paziente deve partecipare alla sua propria correzione, se no non va dopo avere la capacità di ripetere le cose. E allora in RPG forse ancora di più abbiamo questa ossessione di fare partecipare il paziente. Voi consigliate anche come prevenzione una rieducazione posturale globale? Oh, la prevenzione, sarebbe un sogno fare sempre prevenzione per non avere bisogno di curare dopo. Alla fine della giornata la necessità sarebbe di rimettere a posto la nostra muscolatura e fare otto posture. Ho creato, ho scritto diversi libri di otto posture per mantenere il nostro stato generale e non avere bisogno dopo di un trattamento. Sarebbe normale di fare un po' di autopostura almeno due o tre volte la settimana. Quindi si può fare anche a casa questo? Si può fare a casa. Peace and love and happiness. È importante la respirazione molto? La respirazione è fondamentale perché se parliamo dei muscoli che sono rigidi, accorciati, dobbiamo capire che anche i muscoli della respirazione, dell'inspirazione, sono muscoli che usiamo sempre, quindi che vanno a diventare troppo rigidi, e se sono troppo rigidi vanno a frenare la respirazione. Ecco, passiamo adesso a un altro terapista. Ecco, qui c'è un ragazzo, lei come si chiama? Andrea. E il suo problema qual è? La pubalgia. Cos'è la pubalgia, professore? Bon, la pubalgia viene da una infiammazione dell'inserzione del tendine. Mm-hmm. Qual è il tendine? Ce lo mostra? Muscoli adduttori. Che viene l'interno qua, della coscia, diciamo? La interne della coscia. E lui è giocatore di calcio, è una patologia molto frequente perché loro usano molto degli adduttori, sì. Vedete come lui è atletico, e quando questi muscoli sono rigidi finiscono con una infiammazione a livello del tendine. Allora una volta di più dobbiamo allungare. Sentiamo, come se ne è accorto di questo problema? Perché il dolore è molto forte, poi limita il gesto. Cioè dov'è il dolore? Puoi indicare? Il dolore è qui. Ecco, in questo caso il terapista cosa deve fare? Allora,
Lui devi fare l'allungamento di questo muscolo in un modo molto lento per non peggiorare l'infiammazione del tendine qui, però così liberare la tensione del tendine. Però vedete, un aspetto della globalità, se lo facciamo così, con compensi a livello del bacino qui, non facciamo nulla. Però vedete che se facciamo la correzione del bacino, abbiamo una compensazione lombare, allora non possiamo lasciare la regione lombare. Dopo, se facciamo la regione lombare, vedete che lui ha il collo. Allora, della pubalgia arriviamo direttamente al collo. Sì, questo è un concetto, insomma, che bisogna sempre tenere presente, quello che l'uomo è uno ed è un insieme, quindi la psiche, il corpo, la colonna, i muscoli. E la pubalgia è un principio che conosciamo tutti, però che non è rispettato in riabilitazione. Soprattutto in riabilitazione è un concetto abbastanza nuovo, almeno in Italia. Negli altri paesi com'è la situazione? Oh, è la stessa. Lei che gira in tutto il mondo. È un messiere giovane che è uscito dopo della Seconda Guerra Mondiale, che ha mostrato un dinamismo enorme, perché per esempio la medicina è molto più antica, ha mostrato un dinamismo per fare la sua evoluzione, è ancora in evoluzione, è una professione entusiasmante e che è una buonissima evoluzione in tutti i paesi e in particolare in Italia. Ecco, in questo servizio adesso Fabio Antonini, abbiamo parlato prima di prevenzione e vediamo come possiamo prevenire il mal di schiena ma anche tanti altri disturbi con una postura corretta e anche con degli esercizi che dovremmo praticare, come diceva il professore, almeno 2-3 volte a settimana. Sì, sarebbe bello, sì, però con la vita moderna. Vediamo. Balint l'ha detto, la prima cura è l'autocura. Dobbiamo pensare, essere un po' ogni tanto, un po' egoista e pensare da mantenere un po' non soltanto l'equilibrio nutrizionale, l'estetica, perché no, ma anche l'apparecchio muscolo-scheletrico, per favore. Avrei molte domande da farle, professore, ma il nostro tempo finisce qui. Vi ricordo l'appuntamento di questa sera, sempre a mezzanotte su Rai 3. Ci vediamo domenica prossima sulla stessa rete. Buonanotte.